È giovedì 13 luglio, buongiorno, bentrovati al TG2000, queste le ultime notizie. Ucraina, nella notte attacco alla capitale, piovono missili da crociera russi su Kiev, l'allarme antiaereo scattato anche in altre 6 regioni, paura per la centrale di Zaporizhzhia al centro dei bombardamenti, almeno un morto e decine di feriti il bilancio dell'attacco aereo. Nessun compromesso sull'ingresso nella NATO, lo ha detto il presidente Zelensky alla conferenza stampa finale del vertice di Vilnius. Non scambieremo mai nessuno dei nostri territori per avere in cambio alcuno status, ha detto il leader ucraino. Poi ha aggiunto: dai colloqui capisco che le condizioni per entrare nell'alleanza scatteranno solo quando ci sarà la pace. E anche la presidente Giorgia Meloni ha concluso la sua partecipazione al vertice NATO di Vilnius. L'Italia rivendica il suo ruolo nell'alleanza, ha detto durante la conferenza stampa conclusiva, aggiungendo: siamo determinati alla difesa del diritto internazionale. A fine mese, il 27, la Premier ha annunciato che sarà da Biden alla Casa Bianca. E durante la conferenza stampa Giorgia Meloni è intervenuta anche sul caso La Russa. Da madre capisco il genitore, ma non sarei intervenuta, dice, perché tendo a solidarizzare con una ragazza che denuncia. Sulla giustizia però avverte: non c'è alcuna volontà da parte del governo di aprire un conflitto con i magistrati. È scattato all'alba di oggi lo sciopero dei treni, ma sarà dimezzato dopo l'ordinanza del ministro Salvini, che lo ha ridotto a 12 ore. Si concluderà dunque oggi pomeriggio alle 15. Non lascio a piedi 1 milione di italiani con 35 gradi, dice il titolare dei trasporti, ma sulla precettazione scoppia la protesta dei sindacati. Nessuna intesa sugli aerei, quindi confermato per sabato lo sciopero dei voli. Proclamata una giornata di lutto cittadino oggi a Manfredonia, nel Foggiano, dove nel pomeriggio alle 16 in cattedrale si tengono i funerali dei due fratellini romeni di 6 e 7 anni affogati in un invaso per l'irrigazione agricola profondo 3 metri. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero scesi per fare il bagno alla ricerca di un po' di fresco per poi non riuscire più a risalire. Allerta caldo dopo Cerbero sull'Italia, arriva a Caronte una nuova ondata di aria bollente dall'Africa, continuerà a far salire ancora di più le temperature e così aumentano a 10 oggi le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Viterbo, Campobasso, Pescara e naturalmente anche la capitale Roma, Afa, anche la prossima settimana. Voto storico al Parlamento europeo che approva la legge sul ripristino della natura, 336 sì, con i quali la legge impone il ripristino degli ecosistemi per combattere il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. L'obiettivo entro il 2030 è di ripristinare almeno il 20% di tutte le aree terrestri e marine presenti nell'Unione. L'omicidio di Willy Monteiro, il giovane che per aver tentato di difendere un suo amico fu ucciso a calci e pugni nella notte del 5 settembre 2020 a Colleferro dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Per loro condanna ridotta in appello, non più ergastolo, bensì 24 anni di reclusione. La mamma di Willy: nessuna sentenza mi restituirà mio figlio. Condannata a 5 anni di carcere Chiara Silvestri, la ragazza di 24 anni che la notte del 19 ottobre scorso ha investito uccidendolo Francesco Valdiserri a Roma lungo la via Cristoforo Colombo. Alla donna contestato l'omicidio stradale, fu trovata con un tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito. Cresce la violenza in Sudan, dove infuria una guerra dimenticata. Almeno 40 civili uccisi nelle ultime ore, uno spargimento di sangue a sfondo etnico, denunciano le organizzazioni umanitarie. Testimoni riferiscono di attacchi da parte di milizie arabe nei confronti del popolo non arabo, in migliaia in fuga soprattutto dal Darfur. E in Francia, vigilia blindata in vista della festa nazionale che si celebra domani, 14 luglio, nel ricordo della presa della Bastiglia. Il Ministero dell'Interno ha schierato 45.000 agenti per evitare nuove violenze dopo quelle esplose nelle ultime settimane nelle banlieue. Vietato anche l'uso di fuochi d'artificio. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul ripristino delle festività del 4 novembre dedicate all'Unità Nazionale e alle Forze Armate. 102 i voti favorevoli e nessun contrario. La proposta punta a sollecitare scuole ed enti locali a commemorare la ricorrenza. Il testo dovrà ora passare all'esame della Camera.
E in chiusura lo sport con il tennis a Wimbledon. Alcaraz straccia il giovane rivale Rune e vola in semifinale. Lo spagnolo supera il danese in 3 set e ora dovrà vedersela contro il russo Medvedev, anche lui per la prima volta in semifinale. Ebbene, con questo è tutto. Adesso linea subito alla Santa Messa. Il TG 2000 torna a mezzogiorno in punto. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Arrivederci.